Un saluto a tutti e benvenuti al corteo storico 2011 della città di Mortara. Quello che state vedendo è appunto l'inizio del corteo sul corso Garibaldi, il corso principale della città di Mortara. Il corteo di Mortara è in realtà l'evento che anticipa il palio del gioco dell'oca di Mortara. Poi appunto capiremo meglio di cosa si tratta. Vediamo appunto all'inizio le bandiere appunto della città e il gruppo degli sbandieratori. Quello che vedremo inizialmente in questa prima parte di corteo sono soltanto alcuni stralci in realtà, anche perché diciamo che la situazione, l'organizzazione non ha permesso di avere delle situazioni agevoli per le riprese, per cui si vedono comparire persone, insomma, una situazione molto un po' caotica, diciamo così, per cui la vedremo meglio appunto questo corteo in una seconda parte, quando appunto la sfilata si fermerà nella piazza in cui si svolge il palio, che è la piazza antistante il teatro di Mortara. Vediamo quindi appunto l'esibizione degli sbandieratori e iniziamo appunto a intravedere alcune contrade. Ricordiamo che la città di Mortara comprende 7 contrade che appunto partecipano tutte al palio, quello che appunto è il palio della città di Mortara. Quello che appunto abbiamo visto era lo stendardo della torre, appunto rappresentato da questa torre. Poi avremo modo di parlare più nel dettaglio di queste contrade. Ricordiamo anche che ogni contrada è abbinata ad un mestiere, diciamo così, che veniva seguito, che veniva realizzato all'epoca. Ricordiamo che, come quasi tutti i cortei italiani, anche questo è ambientato nel Medioevo, quindi siamo precisamente nel XV secolo, quindi sono mestieri e arti di quel periodo, chiaramente. Poi ne parleremo più nel dettaglio. Come dicevamo, il corteo, quindi il palio, è ambientato nel XV secolo, perché si immagina che il tutto avvenga nel periodo in cui Mortara era un feudo del duca di Milano, Ludovico il Moro, il famoso Ludovico il Moro. E appunto si immagina che Ludovico il Moro intrattenesse la moglie durante le sue battute di caccia nei territori della Lomellina, che è appunto la zona in cui si trova Mortara, e con appunto questi giochi, i giochi che vengono poi ripresi in qualche modo dal palio. Visto che appunto abbiamo citato la Lomellina, non abbiamo ancora specificato dove ci troviamo. Mortara è una città, è un comune della provincia di Pavia e si trova appunto nel territorio cosiddetto della Lomellina, un territorio con molta campagna, molti prati, e dove ci sono molte risaie anche. E a Mortara si festeggia questa sagra del salame d'oca. La sagra del salame d'oca in realtà esiste ancora prima del palio. Il palio è stato introdotto successivamente proprio per ricordare questa sagra. Nel frattempo vediamo quest'altro stendardo che rappresenta la contrada di Sant'Albino. Non stiamo citando tutte le contrade, lo voglio precisare semplicemente perché, appunto, ripeto, ne parleremo più nel dettaglio in un secondo momento, dove vedremo anche appunto i mestieri, le arti che vengono rappresentate da ciascuna contrada. Il corteo di Mortara rappresenta queste varie figure
Ogni contrada ha circa 50 figuranti e gli abiti sono, come sempre in queste occasioni, sono sempre realizzati da artisti locali e vengono realizzati prendendo come modelli dei dipinti, dei quadri, degli affreschi, insomma, dell'epoca che viene rappresentata. Come vedete, non ci sono soltanto i classici figuranti, quindi persone del popolo e i nobili delle varie contrade, ma ci sono in alcuni casi anche dei musici, dei musicanti, dei cantanti. Quindi ogni contrada presenta comunque figure diverse. Il palio della città di Mortara è stato introdotto nel 1970. Intanto vediamo ancora il corteo e, come avete notato, c'è uno standard in cui viene indicato, in questo caso, che ci troviamo davanti a dei panettieri, dei fornai. Poi scopriremo qual è la contrada di cui fanno parte, perché, appunto, dicevamo prima, ogni contrada è abbinata ad una professione sempre svolta nel XV secolo. Le contrade, in realtà, come diremo più avanti, inizialmente erano 5 e 2 sono state introdotte successivamente. Questo capita anche in altri casi, in altre città. Questo perché chiaramente quando le città nascono sono di dimensioni più ridotte, hanno un'area sicuramente ridotta e quindi le contrade sono anche con un numero minore. E per potersi adattare poi alla situazione del territorio con il passare del tempo, molto spesso bisogna aggiungere appunto delle contrade, se ne aggiungono e quindi poi anche queste fanno parte del palio, giustamente devono gareggiare anche loro. Scopriremo poi appunto quali sono le contrade più recenti, quelle quindi costituite più recentemente. E avremo modo appunto di scoprire più nel dettaglio queste zone della città di Mortara.
ormai quasi verso la conclusione del corteo, avete visto, intravisto comunque una damigella che portava un'oca dorata, poi appunto scopriremo più nel dettaglio qual è il significato di quest'oca dorata, e ogni contrada chiaramente espone anche i pali che ha vinto nelle passate edizioni. Conclusione poi del corteo delle varie contrade vi è la corte di Ludovico il Moro, quindi ci sono tutti i personaggi più illustri della città o comunque del territorio. Passano vari personaggi, per cui la situazione è abbastanza caotica. Siamo appunto verso la conclusione del corteo, ma vi ricordo che tra poco ci sposteremo sulla piazza dove si svolge il palio, dove entreranno una per volta le contrade, quindi riusciremo a riconoscerle meglio. Ecco appunto la piazza dove si svolge il palio, e tra poco entreranno le varie contrade che scopriremo meglio.